Amici di Supernova, buonasera, bentrovati al format Fuori Aria. Ormai lo sapete, è il format che vi fa vedere tramite i tanti riflessi filmati il calcio dilettante regionale della nostra regione Lazio. Ovviamente però il saluto anche a tanti, agli amici, e sono tanti che ci seguono un po' da tutta Italia, perché ormai con l'avvento del segnale di Supernova al digitale terrestre sono veramente tanti coloro che riescono a mandarci le mail, che finalmente riescono a vedere le nostre brutte facce. Caro Andrea, così presento ovviamente chi è sempre con buonasera, me al mio fianco. Buonasera, grazie per i complimenti, caro Luca. Naturalmente un saluto a chi ama come me la pietra focaia, insomma, dopo insomma, le varie lucubrazioni tecnologiche che tu ci hai fornito, chiaramente io sono rimasto un pochino arretrato. Comunque saluto cortesemente quelle quattro care persone che ci seguono. Hai detto giustamente che è stata una giornata comunque interessante dal punto di vista del calcio dilettante e regionale della nostra regione. Per quanto riguarda il calcio giovanile, invece, il massimo esponente non può che essere lui, il buon Marco Caviglia. Buonasera. Buonasera a tutti. E l'ospite che ha portato questa sera Marco ovviamente è come sempre d'eccezione. Abbiamo finalmente il piacere di ospitare i nostri studi Danilo Cinti, il mister giovanissimo regionale dell'Aurelio. Buonasera. Stava per dire mister C22. Ecco. Sì. Subito svelato proprio, tana subito. E dall'altra parte abbiamo anch'esso ovviamente un piacere, perché è una delle pochissime apparizioni che ha fatto, la prima in 7 anni di onorata carriera, ovviamente Luigi Bernabei del Tivoli. Buonasera. E insieme all'amico Gigi ci fa veramente piacere avere con noi questa sera veramente un grande amico di questa redazione. Parleremo ancora di Tivoli con Francesco Zinetiempo. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. L'ho visto preparato con foglie e foglietti, sì, già. Analizzeremo un po' quello che è successo oggi tra Tivoli e Fondi. Parleremo molto molto di questa, certo. Tivoli. Sarà poi ovviamente una puntata importante, lo è stata anche come domenica, sia nei campionati giovanili che dilettanti. Purtroppo nei campionati dilettanti c'è da annoverare, lo parleremo più avanti, l'ennesima giornata di stupidità, l'aggressione al pullman del Boville da parte di alcuni imbecilli, perché non si possono chiamare tifosi, del Latina, che ha portato appunto alcuni giocatori della Boville in ospedale. Potete anche leggerne quanto è successo sul sito www.fuoriaria.it, che è giunto alla ragguardevole cifra di 1.340.000 contatti. Ormai lo sapete, è l'agorà del calcio dilettante e giovanile. Potete trovare filmati, foto, video e quant'altro, ovviamente, e i commenti degli esperti, no, giornalisti. Stavo pensando che la metà delle visite chiaramente sarà stata fatta dal buon Danilo, che insomma è uno dei veramente più grandi frequentatori del nostro portale. Allora Marco, che giornata è stata invece per quanto riguarda il calcio giovanile della nostra regione? Ovviamente è stata una giornata molto importante, soprattutto in quei campionati che si stanno avvicinando alla fine, quindi dalla Coppa Lazio agli allievi. Partiamo proprio dai giovanissimi. Coppa Lazio, sono giunti alla 22esima di giornata, risultati tutto sommato nella norma per quello che poteva essere il pronostico. La Roma batte la Luca Frascati per 4-1, la Romule invece batte l'Aurelio per 2-1 con le reti di Damiani e Guadagno, pareggio tra Savio e Nuova Tor Tre Teste, mentre la Cisco Roma di Luca Rivetta si impone sul Tor De Ceci in rimonta con le reti di Salvato e Amici, dopo che il primo tempo si era chiuso 1-0 per la squadra di Baiocchi. Questo pomeriggio impattano per 1-1 anche Tor di Quinto e la Dispoli. La Lazio di Sandro Mocci batte 3-0 a domicilio l'Urbe Tevere, quindi mantenendo le speranze di scavalcare ancora qualche squadra nelle ultime di campionato. Infine la Vigor Perconti batte l'Ottavia per 2-0 dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0. Passiamo alla classifica di questo campionato. Insomma, la Roma ha fatto il vuoto, però sabato ci sarà una sfida piuttosto importante, perché la Cisco di Luca Rivetta ospita proprio la Roma di Massimo Lala. All'andata, lo ricorderete tutti, 5-2 per i giallorossi di Trigoria.
probabilmente le differenze si sono un po' assottigliate in questo lasso di tempo, però è ovvio che il pronostico è tutto a favore della Roma. Lo vedete, due coppie alle spalle dei giallorossi, con la Tor Tre Teste che fa compagnia alla Cisco e la Vigor Perconti che fa compagnia alla Lazio, mentre la Romulia continua ad insidiare un po' il sesto posto, l'ultimo per andare a fare le finali, occupato attualmente dal Savio. In coda, e concludo, sembra un po' scritto il destino delle squadre che si andranno a giocare la salvezza tramite i play-out, e qui chiedo subito a Danilo quali prospettive ha il campionato dell'Aurelio in questo senso, perché credo che ormai con 12 punti alla fine del campionato disponibili, credo che fino alla disputa ormai sia tutto deciso. Ma questo è un campionato molto difficile per le squadre di seconda fascia, perché se escludiamo le professioniste e le squadre, le famose squadre di vertice, chiaramente le altre società che si trovano a disputare questo campionato sono gioco forza costrette a lottare per la salvezza, e questo chiaramente diventa un problema un po' per tutto l'ambiente, perché poi alla fine si vanno a giocare questi play-out e si gioca tutta la permanenza della categoria su una gara secca, quindi è molto difficile tenere i ragazzi sulla corda per poi arrivare allo sprint finale nelle migliori condizioni. Allora, tanto mister, mentre torneremo fra poco a parlare con Cinti del campionato dell'Aurelio, ma anche della Coppa Lazio, intanto un piccolo annotazione che non avevamo ancora ricordato, ovvero il numero per interagire con noi in diretta, il 333-756-2791 per inviarci sms e insulti ad Andrea o complimenti a me e a Marco. poi ovviamente, bene, esatto, ti voglio bene anch'io. È solo l'antipasto. Bene. Tu saluti gente strana domenica mattina. Ribadisco, buonasera. Ed è il servizio ovviamente che abbiamo preparato di questa categoria, dal fatto che siamo amalfitano, tenerenta la gara tra Vigor Perconti ed Ottavia. Il servizio è gentilmente offerto da Edipro, tutto per il tuo ufficio. Con un secco 2-0 ai danni del fanalino di Godottavia, la Vigor Perconti rimane incollata al quarto posto rispetto alla gara con la Cisco Roma Palmeri, atto alla rotazione matematica, cambiando ben 7 undicesimi della formazione titolare. Gli unici reduci della sfida di 7 giorni fa sono Santilli, Akraman, Soldano e Caranci per un 4-1-4-1. Che tanto ricorda la nazionale di Donadoni. Fradoni invece deve rinunciare al portiere Raffaelli a causa di un infortunio subito nel riscaldamento, sostituito tra i pali da Ciccio Riccio. Per il resto formazione abbottonata con il 4-5-1, nel quale Nannarone è l'unico terminale offensivo. La prima occasione è di marca ospite grazie all'incornata di Barbarossa, ma è solo un fuoco di paglia, perché visto l'enorme traffico a centrocampo, nemmeno fosse la Salerno-Reggio Calabria in pieno esodo agostano, l'incontro rimane bloccato fino al 25esimo del primo tempo, quando Celeste prova il sinistro dal limite. La sortita ha però il merito di risvegliare la Vigor. Un minuto dopo Caranci dimostra di avere una buona tecnica oltre a un gran fisico, ma l'azione più pericolosa arriva in chiusura. Soldano lancia Celeste, bravo a eludere la tattica del fuorigioco dell'Ottavia ad anticipare Ciccio Riccio in uscita. La sfera però è destinata ad andare fuori. Ciccolini prova a correggerne la traiettoria calciando malamente in curva. Palmeri allora decide di correre ai ripari, dentro dal primo minuto Vitali e Mastrantonio per Pucella e Caranci, e proprio il neontrato Mastrantonio ha al terzo la possibilità di sbloccare il risultato sull'ottimo assist di Panzironi, gol che però è solo rimandato di 60 secondi. Ciccolini lancia Santilli che vince un rimpallo sulla sinistra e calcia di destro, tiro non irresistibile sul quale però Ciccio Riccio la fa davvero grossa, facendosi passare il pallone sotto la pancia. La rete sembra aver liberato la testa dei giocatori blaugrana. All'ottavo Panzironi prova il lob a tu per tu con Ciccio Riccio. Qualche istante più tardi è invece la volta di Mastrantonio, la cui girata di testa si perde ampiamente sul fondo. Al terzo tentativo però lo stesso Mastrantonio trova il guizzo vincente a servirlo addirittura dalla propria porta Albertini. La difesa dell'Ottavia rimane incredibilmente immobile, e per il bomber blaugrana è uno scherzo battere Ciccio Riccio. Sul 2-0 ormai la partita scende di tono, l'ultimo tentativo è griffato Ceccolini. Per l'Ottavia ora la situazione si fa sempre più dura, con sole 4 partite da giocare la prossima sfida al Tor De Cenci diventa una questione di vita o di morte. Per la Vigor invece i prossimi due turni con Tor Tre Teste e Lazio ci diranno dove questa squadra potrà arrivare. Vigor per Conti 2, Ottavia 0, per Fuori Aria che si era Amalfitano. Ringraziamo il nostro fumettistico Cristiano Amalfitano, so che tanto queste poi se le segna. Sì, sì. Marco, hai ancora una curiosità con Danilo? Eh sì, prima di andare in pubblicità, mister, questa riforma che ha investito il tuo di campionato, il campionato giovanissimi,
Che voto gli dai? Ma io posso dire che sono tra quelli che hanno fatto la vera riforma, cioè quella che andrà in onda il prossimo anno, cioè partire tutti quanti dai provinciali e poi la seconda fase con i regionali. E a parte che sono contrario anche alle motivazioni che sono state apportate a questa riforma, sono negativo anche per quanto riguarda la didattica e brevemente dico una prima fase dove squadre importanti affrontano squadre di secondo livello è difficile anche dal punto di vista della didattica per un allenatore, in quanto è difficile far capire ai ragazzi gli errori che commettono. Io quest'anno mi sono trovato tante volte a rimproverare ragazzi per errori fatti e poi loro si giravano e mi dicevano vabbè ma ho segnato, perché magari avevano dribblato quattro giocatori invece di passare la palla al compagno libero. E allora è difficile fargli capire che hanno sbagliato a interpretare la gara, se poi la gara finisce 6-0 perché? Perché purtroppo gli avversari sono di livello inferiore. Quindi quello che dico sempre io, che secondo me i bravi devono giocare con i bravi e i meno bravi devono giocare tra loro, sicuramente ci guadagnano sia i bravi che i meno bravi. E poi staremo anche a vedere se si effettuerà veramente la tanto temuta seconda fase della riforma, perché Andrea abbiamo visto che in settimana il comitato è sembrato tornare su alcuni passi, Coppa di eccellenza e promozione nuovamente divise, l'Under non saranno più, insomma... Beh, una serie di fallimenti uno dietro l'altro, detto con profondo rispetto di chi la Coppa Italia di dilettanti l'ha vinta, vedi il Palestrina, però chiaramente la formula che ha visto praticamente essere accreditata di un posto per la prossima eccellenza con oltre 3 mesi di anticipo, chiaramente decreta il fallimento di questa formula, questa è la mia personale convinzione, però poi magari chiaramente altri la penseranno in maniera diametralmente opposta. Invece avevo una curiosità magari al volo da rivolgere proprio a Danilo. Tu che sei stato comunque, sei partito come preparatore, questa è una domanda che tra l'altro ti rivolgeva un altro amico del tanto decantato forum, Lone Wolf, che salutiamo. Sei partito come preparatore nella tua carriera, io vorrei sapere a questo punto, sei ancora chiaramente molto molto giovane, in quale ruolo ti trovi meglio, insomma, dove ravvisi di poter adempiere al meglio le tue mansioni e le tue qualità, insomma? Ma per quanto riguarda la cosa personale, io comunque sia sono diplomato all'ISEF, quindi un insegnante di educazione fisica, e quindi per professionalità comunque sia tutto l'ambito dello sport, in particolare del calcio, perché poi mi sono specializzato nel calcio, è un discorso di trovare i giusti spazi. Il preparatore atletico comunque sia ha delle difficoltà soprattutto dal punto di vista lavorativo, perché chiaramente devi trovare prima di tutto un allenatore che si fidi di te, dopodiché devi sperare che l'allenatore che si fida di te trovi squadra, e quindi a sua volta l'allenatore deve sperare che trova un direttore sportivo che trova squadra, quindi lavorare come preparatore atletico non è facile, no. Magari come allenatore riesce a avere più possibilità, soprattutto nell'ambito del settore giovanile. È giunto il momento, caro Andrea, di fermarci per qualche istante, pochi minuti, restate con Fuori Aria. Intensità, velocità, concentrazione. Tutto questo è Roma a Canestro, ogni lunedì alle 19.30 su Supernova. Motors Market, importatore diretto di scooter, quad, minibike e pit bike. Approfitta subito delle nostre grandi offerte. Motors Market ti regala una vacanza per 5 persone. All'interno del Parco Verde Rocca sorge l'avveniristica struttura del